Royal Ceramica intanto è un'azienda egiziana che produce esclusivamente ceramica, quindi non ha nessun altro tipo di prodotto ed ha una produzione molto legata all'elemento decorativo. Infatti nell'allestimento noi vediamo abbiamo fondamentalmente due aree, una del prodotto decorativo per uso cucina-bagno, con un focus molto forte su tutto quello che è la decorazione di stile medio orientale. La mia idea per la loro presentazione al Cersaie, che comunque è il momento più importante della loro comunicazione all'estero, è un lavoro che cerca di, all'interno dello spazio, di bilanciare elementi di gusto medio orientale con invece un sapore più contemporaneo e più europeo. Quindi c'è proprio un lavoro innanzitutto sulle geometrie, poi sulle finiture, sulle atmosfere, che cerca di tenere bilanciati questi due elementi. Ho cercato di unire degli elementi geometrici, dei pattern a parete e anche strutturali, elementi che comunque servono anche per reggere la struttura dello stand, che abbiano un riferimento preciso a un certo tipo di geometrie orientali. Tra l'altro, facendo molti viaggi al Cairo, facendo molti viaggi in Medio Oriente, sono anche delle suggestioni che io ho ripreso in questo mio viaggiare e ho riprodotto quindi sulle pareti esterne, mentre all'interno abbiamo una geometria invece più macroscopica, più importante. All'esterno abbiamo un gioco quasi di filigrana, all'interno abbiamo una geometria più macroscopica, basata sull'elemento dell'esagono. Il tema generale è un po' quello dell'architettura araba, ovvero sia di un edificio che si sviluppa su di una corte centrale. Le furature esterne sono più piccole, quindi lasciano filtrare meno la luce, e come nelle architetture arabe la luce invece entra per la maggior parte dalla corte interna, e quindi il gioco di filtri sulla corte interna è molto più leggero ed è molto più arioso. Altro gioco comunque, quindi abbiamo un primo gioco interno-esterno, un secondo gioco di filtro più chiuso e di filtro più aperto, un terzo gioco è quello proprio del binomio dei due colori principali, un colore scuro, quindi un grigio-marrone molto marcato, e un colore chiaro che è un beige, un color legno. Siamo in una palette però molto contemporanea, molto poco loro, quindi forse questo gioco di contrasti fra i materiali, le finiture e geometrie che invece sono più della cultura orientale crea questo strano bilanciamento, un po' a volte anche che tutto sommato dà un risultato abbastanza innovativo, abbastanza diverso da quello che vediamo in giro abitualmente, che ha creato molto interesse, specialmente quest'anno.